Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar riguardo alla pubblicazione dei web services con WebRatio. Questo webinar durerà circa un'ora. Vi vado a elencare gli argomenti della presentazione. Prima di tutto faremo una breve introduzione riguardo a che cosa sia un web service e qual è la sua utilità, quindi come potete pensare di utilizzare i web services all'interno delle vostre soluzioni. Poi andremo a vedere velocemente che tipologie di invocazioni avete a disposizione per esporre i web services verso altri sistemi software e dopodiché ci concentreremo sul WebRatio e vedremo come è possibile definire un web service all'interno di un progetto WebRatio. Dopodiché vedremo come testare i web service e vedremo degli esempi pratici sul tool. La versione di WebRatio che vedrete sarà una nightly, in quanto alcune delle funzionalità che vi mostrerò riguardo soprattutto allo stile di invocazione REST saranno a disposizione a partire dalla prossima release. Che cos'è un web service? È un componente applicativo che comunica con altri sistemi software attraverso dei protocolli. Un web service di solito è composto da due elementi essenziali. Il primo è il servizio vero e proprio, quindi diciamo la logica, l'insieme di metodi e quindi della logica che viene eseguita dal servizio a seguito di un'invocazione e dalla descrizione del servizio stesso. Questa descrizione è fondamentale perché serve a far conoscere al mondo esterno, quindi a tutte le altre applicazioni e in particolare a quello che viene definito client, cioè l'applicazione che vuole interagire con il servizio, quali sono i metodi a disposizione e qual è la struttura dei messaggi che il client deve scambiare con il web service per poter invocare un particolare metodo e soprattutto per poter ricevere una risposta e gestire questa risposta. Per cosa possono essere utili i web service? Fondamentalmente ci sono tre utilizzi principali. Il primo è la possibilità di utilizzare i web service per collegare software che al momento sono indipendenti, quindi la possibilità di scambiare dati tra applicazioni diverse che non sono in grado di comunicare. E con applicazioni si possono intendere sia applicazioni web, ma anche applicazioni desktop che diciamo, memorizzano delle informazioni sulla base dati e la volontà potrebbe essere quella di disporre di queste informazioni da un'altra piattaforma. E quindi di utilizzare un servizio per esporre questi dati. Una seconda possibile applicazione dei web service è quella di utilizzarli per creare dei componenti riusabili. L'idea è quella di creare dei metodi per i web service che implementino delle logiche che sono molto comuni all'interno delle vostre esigenze, diciamo, sistemistiche di applicazioni. Perciò l'idea è, invece di dover modellare o comunque di dover implementare queste logiche di business molte volte, ogni volta all'interno dell'applicazione specifica, è possibile esternalizzare questi componenti all'interno di un web service e quindi di avere un unico punto in cui questa logica viene definita. Una terza tipologia di utilizzo, che non è ultima per importanza, è la possibilità di disaccoppiare completamente all'interno di un'applicazione web quello che si chiama front-end da quello che si chiama back-end. Il front-end potrebbe essere un'applicazione modellata con WebRatio che espone dei dati all'utente e il back-end potrebbe essere il database che contiene le informazioni. Se non si vuole avere un accesso diretto da parte del front-end alle informazioni contenute nel back-end, è possibile creare uno strato di web services
che ha come scopo quello di interrogare la base dati e di restituire queste informazioni al front-end, piuttosto che lo scopo di andare a diciamo, gestire l'informazione contenuta nel back-end attraverso metodi che consentono la creazione, la modifica o la cancellazione di informazioni esistenti. Chiaramente ognuno di questi scopi, di questi obiettivi, non sono, diciamo, indipendenti. È possibile, utilizzare web service per più di un obiettivo contemporaneamente. Andiamo a vedere quali sono le possibili, metodologie di invocazione di un servizio. Principalmente ne esistono due. Esiste il sistema di invocazione SOAP. SOAP è un meccanismo, è un protocollo di comunicazione basato su XML ed è uno standard W3C. Diciamo che è anche il protocollo più conosciuto, e prevede appunto che, attraverso, chiamata HTTP e scambi di messaggi XML avvenga, diciamo, la richiesta di un servizio. La seconda metodologia di invocazione è l'invocazione REST. REST in realtà non è un protocollo, ma è più uno stile architetturale che permette di invocare il web service come se si trattasse essenzialmente di un'applicazione web o di una pagina di un'applicazione web, quindi semplicemente utilizzando una chiamata HTTP anche attraverso un semplicissimo browser web. Entrambe queste metodologie di invocazione sono supportate da WebRazio, quindi è possibile creare all'interno di WebRazio un progetto che espone servizi, alcuni di questi servizi possono essere esposti in SOAP e altri servizi possono essere esposti in REST. Per poter modellare un web service all'interno di WebRazio, la primissima cosa da tenere in considerazione è quella, di avere un progetto web. E quelli che vedete qui elencati sono i tre elementi fondamentali che è necessario conoscere per poter modellare un web service all'interno di WebRazio. Quindi è necessario conoscere quali sono i web service containers che avete a disposizione, quali sono le principali opzioni di configurazione e quali sono le principali operazioni che diciamo, costituiscono la struttura fondamentale di un metodo relativo a web service. Andiamo ora a vedere uno ad uno questi elementi. Per quanto riguarda i web service containers, prima di tutto è necessario avere all'interno del proprio progetto una service view. Una service view in realtà non è altro che una scheda che potete creare all'interno del vostro progetto, nella quale andrete a raggruppare tutti i metodi che andranno a formare il vostro servizio. Avete la possibilità di avere più service view all'interno dello stesso progetto. Ad esempio, se aveste la necessità di esporre dei servizi via SOAP e dei servizi via REST, potreste decidere di creare due service view, una per i servizi SOAP e una per i servizi REST. Naturalmente questa organizzazione è a vostra discrezione, potreste decidere di utilizzare un'unica service view per esporre tutti i metodi. Il consiglio è sempre quello comunque di dare a qualsiasi oggetto voi create nel vostro progetto un nome significativo che vi possa, diciamo, ricordare, che cosa è contenuto, che cosa rappresenta l'elemento in questione. Una volta che avete definito almeno una service view all'interno del vostro progetto, avete la necessità di definire un altro contenitore che è il port. Il port è un elemento obbligatorio, vedete la simbologia rappresentata nella slide, e all'interno del port voi potete andare a modellare i metodi del web service. Potete avere diversi port all'interno della stessa service view e solitamente quello che si fa è raggruppare all'interno dello stesso port tutti i metodi del web service che hanno a che vedere con lo stesso oggetto. Per esempio, in questo caso
Il port si chiama User Management e idealmente al suo interno andrei a modellare tutti i metodi del web service che ha a che fare con lo user, quindi la ricerca di utenti, la creazione di utenti, la cancellazione di utenti, la modifica di utenti. Anche in questo caso, comunque, la metodologia di organizzazione del progetto è a discrezione dell'utente. La cosa da ricordare è che è un elemento obbligatorio, quindi non è possibile definire un metodo di un web service all'interno del progetto senza una service view che abbia almeno un port al suo interno. L'altra cosa molto importante da ricordare è che partendo dal port, tutti gli elementi che vedremo successivamente avranno il nome che corrisponderà a un oggetto, a un'informazione ben precisa all'interno dell'applicazione generata. Come vi dicevo all'inizio, il web service ha, oltre all'implementazione del servizio stesso, anche un file che ne descrive la struttura. Ad esempio, nel caso di servizi esposti in SOAP, la descrizione del servizio è contenuta in un file che si chiama USDL. Questo USDL è un file XML che contiene la lista di tutti i metodi del servizio e la struttura di tutti i messaggi. Quindi, per esempio, il nome del port sarà utilizzato all'interno della sezione del USDL che va a definire quali sono gli endpoint, quindi quali sono, diciamo, gli indirizzi che io posso andare a chiamare per invocare un determinato metodo. Questo è importante da conoscere perché siccome questi nomi diventano nomi di alcuni nodi XML, non è un caso che il nome riportato in figura non contenga degli spazi. Quindi da qui in avanti dovremmo usare dei nomi di elementi che siano XML validi. A questo punto posso andare a cominciare a modellare il mio metodo e ho a disposizione alcune opzioni di configurazione. Queste opzioni le ho a disposizione sia sulla Service View sia sul port e sottostanno al solito meccanismo di ereditarietà, per cui ciò che viene definito sulla Service View viene ereditata da tutti i port. Ma su un singolo porto io posso andare a sovrascrivere, a cambiare queste impostazioni. Le proprietà principali a disposizione che esistono sono principalmente tre: Secure, Subversion e Subbinding Style. Andando velocemente a vedere ognuna di queste opzioni, Secure è un'opzione che è a disposizione anche, diciamo, nella parte di progetto relativa alla modellazione delle pagine dell'applicazione web, ha come scopo quella di cambiare il protocollo di invocazione per il web service da HTTP a HTTPS. Subversion invece è una proprietà che naturalmente, è valida nel momento in cui decidete di esporre, un servizio in SOAP, e vi permette di indicare qual è la versione del protocollo per cui volete che la definizione del servizio sia compliant. Esistono attualmente due versioni, la versione 1.1 e la versione 1.2. Vi ho riportato in questa slide che poi avrete a disposizione sul nostro sito un indirizzo a cui potete trovare un articolo che spiega quali sono le principali differenze tra le due versioni del protocollo. Essenzialmente quello che cambia riguarda la struttura del USDL, quindi non impatta per niente, diciamo, la metodologia di modellazione del servizio. La terza proprietà, Subbinding Style, anche in questo caso si tratta di una proprietà valida soltanto se il servizio è esposto in modalità SOAP e è una proprietà molto tecnica che si riferisce a come i servizi sono collegati diciamo, ai loro messaggi, nel senso che ogni binding style definisce
una struttura particolare per il messaggio della richiesta che deve essere inviata al servizio. L'idea è che, supponendo di avere un servizio di ricerca per gli utenti, a cui voglio passare nome e cognome, data questa struttura molto semplice, a seconda dello stile di binding che scelgo, a livello proprio di XML, otterrò quattro strutture completamente diverse, perché ogni binding style prevede una struttura particolare. Anche in questo caso ho riportato un riferimento dove potete vedere le principali differenze tra i vari stili. WebRatio al momento non supporta tutti gli stili disponibili, supporta soltanto quelli evidenziati, RPC Literal e Document Literal. L'opzione di default è RPC Literal e posso dirvi nella mia esperienza che tutte le volte che ho avuto la necessità di modellare un servizio con WebRatio, in realtà non ho mai, diciamo, non sono mai entrata nel merito di questa opzione. Perciò, nella maggior parte dei casi, credo che possa andare bene il valore di default. A questo punto possiamo vedere un esempio di struttura di un metodo del web service. Come vedete nell'immagine che ho riportato, ogni metodo ha uno scheletro ben definito, composto da tre operazioni principali, che sono quelle evidenziate. Ogni metodo del servizio quindi ha un punto di ingresso e due punti di uscita. I due punti di uscita sono necessari per poter differenziare il fatto che la chiamata al servizio abbia esito positivo piuttosto che abbia esito negativo. Le operazioni che avete a disposizione quindi sono tre. Per quanto riguarda il punto di ingresso abbiamo la solicit operation e per quanto riguarda i punti di uscita abbiamo la response operation e l'error response operation. Tra il punto di ingresso e il punto di uscita potete utilizzare una qualsiasi catena di operazioni a vostra scelta che implementi la logica di business di cui avete necessità. Quindi in questo caso è un caso molto semplice, c'è solo un'operazione di eliminazione. In realtà potete creare una vera e propria sequenza di operazioni, ma anche degli alberi con dei punti decisionali e quindi algoritmi piuttosto complessi. Andiamo a vedere nel dettaglio queste tre operazioni. La solicit operation, come accennavo prima, è il punto di ingresso del servizio. Su questa operazione avete tre proprietà a vostra disposizione, di cui la principale è l'invocation style. Infatti, avete la possibilità per ogni metodo che modellate all'interno del tool di decidere se questo metodo sarà esposto in SOAP oppure in REST. Perciò, quello che è importante da capire a questo punto è che nel momento in cui io decido di creare un servizio, posso anche non avere molto chiara l'idea su quale sarà il protocollo o comunque il metodo di invocazione che utilizzerò. Essendo semplicemente una proprietà relativa a questa operazione, voi potete modellare il web service senza preoccuparvi di qual è poi il sistema con cui lo esporrete all'esterno. Questo anche perché WebRatio, quando poi voi andrete a generare il progetto, creerà per voi tutte le risorse necessarie perché questo servizio possa essere invocato da applicazioni esterne. Le altre proprietà che avete a disposizione sono stateful e protected. Stateful significa che in realtà il metodo è in grado di capire se la richiesta è arrivata da un'applicazione su cui è attiva una sessione utente particolare. Questa opzione è valida soltanto nel momento in cui si sceglie REST come metodo di invocazione. Naturalmente, nel momento in cui abilito questa opzione,
la catena di operazioni che andrò a modellare all'interno del metodo potrà utilizzare delle entità volatili e quindi potrà avvantaggiarsi di tutte le informazioni contenute nella sezione utente. Se volete avere maggiori informazioni riguardo a questa possibilità, potete tranquillamente scrivere al nostro servizio di supporto oppure, insomma, nell'ambito di questo webinar, scrivere una domanda a cui risponderò al termine della sessione. L'ultima proprietà a disposizione è Protected. Protected permette di restringere l'accesso al metodo del web service, quindi significa che all'interno della richiesta che verrà inviata al servizio ci sarà una parte che autenticherà l'utente. Questa autenticazione verrà aggiunta nell'header della richiesta e anche in questo caso se volete avere maggiori informazioni, potete fare pure delle domande. Non ho preparato esempi a riguardo, ho preparato degli esempi, che dimostrano, in generale come si modella un servizio. Questi due casi un po' particolari, li tratterò solo se, ne avete, la curiosità o la necessità. Quindi questa è la principale operazione del web service. Le altre due operazioni che definiscono, diciamo, i punti di uscita, quindi la response operation e l'error response operation, in realtà non hanno delle proprietà particolari. Su ognuna di queste tre operazioni, però, quello che bisogna fare è andare a definire qual è la struttura del messaggio. Nel caso della solicit operation, qual è la struttura del messaggio che deve essere inviato al servizio per poter eseguire correttamente la logica. E nel caso della response operation o error response operation, qual è la struttura del messaggio della risposta, quindi dei risultati a valle dell'esecuzione del servizio o informazioni riguardo a ciò che non è andato a buon fine. Vediamo ora come è possibile costruire questi messaggi, dato che la metodologia è comune a tutte le operazioni, possiamo fare un discorso molto generale. Su ogni operazione potete quindi aggiungere dei sottoelementi. I sottoelementi che avete a disposizione sono parameters, simple fragments e complex fragments e utilizzando uno di questi elementi o una loro combinazione avete la possibilità di esprimere praticamente qualsiasi struttura di messaggio voi volete ottenere per il vostro servizio. Andiamo a vederli nel dettaglio. Il parametro è l'elemento che deve essere aggiunto come primo sull'operazione. Come potete vedere in questo esempio, questo metodo è un metodo che permette di cancellare un employee e nella sua risposta è stato deciso di avere un messaggio con il risultato dell'operazione, quindi successo o insuccesso, e la chiave dell'employee che è stato eventualmente cancellato. Quello che vedete qui come operation result quindi è un parametro. Un parametro si caratterizza da un nome, operation result, e un tipo di dato. Questi tipi di dati sono tipi XSD, in realtà sono del tutto analoghi ai tipi di dato che potete impostare sugli attributi di un'entità, quindi stringa, numero, data, timestamp, eccetera. E come potete vedere, vi ho riportato in questa fascia azzurra sottostante, qual è la struttura del messaggio XML che ne deriva. Quindi l'idea è che nel momento in cui io genero un progetto che ha una response operation costruita in questo modo, ottengo un messaggio di risposta di questo tipo, dove il mio parametro è diventato un nodo del messaggio XML. Naturalmente, nel momento in cui questo servizio verrà invocato, all'interno del nodo sarà presente il valore del parametro stesso.
Questo è il modo più semplice con cui è possibile creare la struttura, di un messaggio. Si tratta però di una struttura piatta, quindi come figli, diciamo, dell'elemento delete employee response posso avere la lista di tutti i parametri che vado a definire sull'operazione. Potrei avere però la necessità di creare una struttura leggermente più complessa. E questo è possibile farlo con i simple fragments. I simple fragments sono essenzialmente degli elementi analoghi ai parametri, con la differenza che possono essere aggiunti soltanto a un parametro. Quindi per poterli usare devo aver prima aggiunto alla mia operazione un parametro. Anche essi hanno, come caratteristiche principali un nome e un tipo di dato. E a questo punto quello che posso fare è ottenere una struttura del messaggio che è costituita da due livelli. Quindi, nell'esempio che ho riportato, questo metodo che permette di ricercare, i dipendenti di un'azienda, ho creato un nodo, un parametro search criteria, e poi all'interno ho messo l'elenco di quali sono i criteri, first name, last name ed email. E questo mi permette di avere, nel messaggio di richiesta, un nodo principale, search criteria, che raggruppa tutti i criteri di ricerca che voglio o che ho la necessità di gestire. Anche qui non si può andare oltre il secondo livello, quindi una volta che ho aggiunto un simple fragment a un parametro, non posso aggiungere un terzo o un quarto livello. E se ne ho la necessità, quello che devo fare in realtà è utilizzare il terzo elemento che ho a disposizione, che è il complex fragment. Il complex fragment mi dà due possibilità. Mi dà la possibilità di creare una struttura più complessa, aggiungendo poi al complex fragment una lista di simple fragments, oppure mi dà la possibilità di essere molto più flessibile nella definizione della struttura del messaggio, perché posso agganciare al frammento un file XSD contenente la definizione della struttura del messaggio. In questo esempio, il messaggio di risposta contenente i risultati della ricerca dei dipendenti è costituito da un parametro employee list che conterrà un oggetto employee. Per vedere che cos'è un oggetto employee, dovrei andare a guardare le proprietà del complex fragment, che ha un nome, un tipo, ma in questo caso ha un XSD associato, che è quello che potete vedere in questa slide. Chiaramente si tratta di un esempio. In realtà, a questo punto, il mio employee è costituito da una sequenza di elementi, l'ID, il nome, il cognome, l'email, la data di nascita, la foto, e il sesso. Un'altra cosa che posso andare a definire sul complex fragment è quante volte questo elemento si deve ripetere all'interno del mio messaggio e in questo caso, trattandosi dei risultati di una ricerca, potrà essere, o 0 o n. La composizione tra questo XSD e quello che ho definito sull'operazione, ottengo un messaggio di questo tipo, dove la parte che si potrà ripetere uno per ogni risultato della ricerca è il nodo employee. Utilizzando questi tre elementi, quindi parametri, simple fragments e complex fragments, io sono in grado di decidere esattamente quale sarà la struttura dei messaggi che il web service deve scambiare con il client che ne richiederà i metodi. Una volta che ho modellato il mio servizio, posso andare quindi a deployarlo. Come faccio? Beh, con WebRazz è molto semplice. Semplicemente devo generare il progetto. Una volta che ho generato il progetto, avrò la mia applicazione funzionante e quello che vorrei poter sapere è se
effettivamente il servizio è acceso e quindi è predisposto ad accettare delle richieste. Come posso fare? Ci sono delle pagine che vengono create in automatico dal tool in seguito alla generazione che mi permettono di fare questa verifica. Nel caso di servizi esposti in SOP, posso accedere a questo indirizzo che essenzialmente è IP della macchina, la porta su cui sta girando l'applicazione, il nome del progetto e questo particolare indirizzo, usdl.do, e qui vedrò la descrizione del servizio per l'invocazione attraverso SOP. Se invece ho deciso di esporre servizi utilizzando il protocollo, diciamo, l'invocazione REST, quello che è possibile fare è dire al prodotto di generare una pagina riassuntiva di tutti i metodi REST esposti dal servizio. E se appunto abilito questa proprietà, avrò a disposizione questo indirizzo, restsummary.do, che mi farà vedere una pagina di documentazione, una pagina di documentazione che contiene la lista di tutti i metodi con un esempio di diciamo, indirizzo da invocare. Tra pochi minuti vi farò vedere un esempio pratico di tutto quello che vi ho raccontato. Per quanto riguarda quest'ultima, diciamo, parte relativa ai servizi REST, questa funzionalità sarà a disposizione a partire dalla prossima release di prodotto. Una volta che mi sono assicurata che il mio servizio sia acceso e quindi pronto per essere utilizzato, un altro step fondamentale è quello di andarlo a testare. Per quanto riguarda servizi esposti in SOAP, è possibile utilizzare questo tool, SOAP UI, che è molto semplice da usare e vi permette essenzialmente di creare un progetto a cui collegare il VSDL contenente la definizione e di creare un test case contenente una richiesta di esempio per ogni metodo e quindi a questo punto voi potete andare a provare per ogni metodo che avete creato se il vostro servizio sta funzionando correttamente oppure no. Naturalmente poi all'interno di WebRazio avete tutte le tecniche per poter fare debugging e appunto controlli sul funzionamento dell'applicazione, quindi i log, quindi la configurazione dei log e il Visual Debug. Il Visual Debug è una funzionalità che vi permette di debuggare il modello WebRazio come se fosse una classe Java, quindi mettendo dei breakpoint che sospendono l'esecuzione dell'applicazione e vi mostrano sul modello esattamente in che punto si è fermata l'esecuzione e poi potete andare avanti step by step per capire che cosa sta succedendo. Passiamo ora a vedere quindi un esempio pratico. Quello che ho creato è un progetto che essenzialmente gestisce i dipendenti di un'azienda e il metodo che guarderemo in dettaglio sarà questo Manage Employee che permette di creare o aggiornare dipendenti. La cosa importante è che vedremo sia la versione SOAP che la versione REST in cui essenzialmente non cambia nulla se non la proprietà che permette di modificare l'invocazione. Allora, passando sul tool, questo è il progetto che ho creato. Il progetto contiene due service view, SOAP Web Services e REST Web Services. Esiste una service view addizionale che serviva allo scopo della demo per creare dei dati di esempio. È importante notare che questo progetto non contiene nessuna site view, cioè un contenitore di pagine per l'applicazione, dato che lo scopo di questo progetto era unicamente quello di esporre dei servizi. Andando a guardare nel dettaglio la service view chiamata SOAP, come potete vedere ho creato un port chiamato employee in cui ho raggruppato tutti i metodi relativi alla gestione dell'employee. Questo
Quello di nostro interesse è il manager employee. Guardiamo la struttura di questo servizio. La nostra solicit manager employee, che cosa dovrà ricevere come informazioni? Sicuramente tutti i dati anagrafici, del dipendente per poterlo creare piuttosto che aggiornare. Come vi accennavo in precedenza, su questo componente, su questa operazione è stato aggiunto un parametro, employee, e come potete vedere dal pannello delle proprietà, a questo parametro è stato associato un tipo XSD associato a, in realtà, un XSD provider. Che cos'è un XSD provider? L'XSD provider è un elemento del modello che mi permette di inserire dei riferimenti hai dei file XSD. Come faccio quindi a creare questo parametro collegato all'XSD provider? Quello che bisogna fare è andare sul pannello di progetto e nella sezione Service Data Providers con il tasto destro aggiungere un XSD provider. Lo vedete qui chiamato Employees XSD. L'XSD provider è un raccoglitore di risorse, quindi quello che bisogna fare è andare ad aggiungere a questo provider tutte le risorse XSD che voglio utilizzare e ogni risorsa è un file XSD vero e proprio, che potete vedere la definizione dell'XSD che ho usato nell'esempio in questo file. Una volta che quindi ho creato il mio XSD, l'ho inserito nel progetto utilizzando un XSD provider e almeno quindi una risorsa XSD, ho la possibilità di andare qui a scegliere questo XSD provider nella mia lista, potrei averne diversi, e a questo punto a scegliere qual è il tipo, di dato del mio parametro. Employees type è il nome del parametro, del nome del tipo complesso che viene dichiarato nell'XSD. Analogamente, in uscita è stata fatta una cosa molto simile, visto che al termine della gestione, diciamo, dell'informazione, una volta che ho creato o modificato un dipendente, vorrei vedere in uscita le informazioni aggiornate. Anche in questo caso la risposta è stata fatta in modo analogo con l'inserimento diciamo, del parametro e delle sue relative informazioni. Che cosa ottengo quando genero il progetto? Beh, prima di tutto ottengo, andando a navigare la pagina usdl.do, ottengo il USDL del servizio, dove vengono elencate tutte le operazioni che ho a disposizione. Quindi, per esempio, vi faccio notare che qui c'è Delete Employees, Search Employees e a questo punto ci sarà anche Manage Employees. No, qui. Questa, diciamo, funzionalità è molto comoda, in quanto appunto utilizzando un metodo di programmazione standard, questa definizione andrebbe, scritta manualmente o comunque, configurata. E, questa è l'informazione che deve essere fornita a, chiunque voglia poi utilizzare il servizio vero e proprio, perché è il file che contiene tutte le istruzioni per invocare i metodi del servizio che avete creato. Questa è la stessa informazione che poi deve essere utilizzata se voglio ad esempio testare il servizio. Quindi se volessi usare SoapUI per fare dei test, quello che devo fare è creare un progetto. Vi faccio vedere che in questo progetto viene diciamo collegato il USDL della mia applicazione e a questo punto il prodotto mi crea delle richieste di esempio vuote. Io
Ne ho create alcune con dei dati per farvi una dimostrazione. In realtà lo scheletro sarebbe la struttura della richiesta senza i dati al suo interno. È molto comodo questo tool perché vi permette, una volta che avete, diciamo, compilato la richiesta, potete schiacciare su questo tasto e vedere la risposta in tempo reale. Quindi potete usare questo strumento in combinazione con i log dell'applicazione WebRatio e anche con il Visual Debug per capire quando c'è un comportamento inaspettato nel vostro metodo, che cosa sta andando male. Naturalmente, in questo caso tutto è andato a buon fine. Nel caso in cui, per esempio, c'è un errore, vi faccio vedere questo caso in cui sto provando ad aggiornare un employee che non esiste perché sto passando come chiave un valore errato. Quello che succede è che il servizio vi risponde con un messaggio di fallimento. E potete vedere qui il dettaglio del fallimento. Naturalmente, se io andassi a personalizzare la struttura del messaggio della error response, qui otterrei una struttura diversa. Con questi, diciamo, due strumenti, voi potete lavorare tranquillamente con i servizi esposti in modalità SOAP. Se invece avete la necessità di modellare un servizio REST, è molto semplice. Guardiamo lo stesso metodo disegnato per REST. È assolutamente analogo. L'unica differenza molto importante è che sulla solicit l'invocation style è REST, mentre nell'altra service view era impostato su SOAP. E gli unici accorgimenti che devo mettere in atto sono quelli di costruire il messaggio di richiesta in modo un po' più semplice. Cioè, in questo caso non posso usare un XSD. Perché? Perché le richieste di REST che vengono gestite al momento da WebRatio sono soltanto in modalità GET, il che significa che ogni parametro diventerà un parametro riportato sull'URL da invocare e quindi non possono essere dei dati complessi. Quindi una volta che io genero questo specifico servizio, per andare a verificare se il servizio è acceso, vi ho accennato prima che esiste una pagina di documentazione. Questa pagina di documentazione, appunto perché non si tratta della descrizione del servizio, ma si tratta di una pagina che documenta quali sono i metodi e fa degli esempi di richiesta e risposta, non viene generata in automatico, ma deve essere abilitata la sua generazione. Dove si abilita? Si abilita sul progetto, nella sezione delle property, in particolare nel tab dedicato ai servizi. E l'ultima proprietà che vedete qui è questo Enable REST Summary Page. A questo punto quello che succede è che nella mia applicazione generata ho a disposizione questa pagina. Come vedete, questa pagina elenca il port che contiene almeno un metodo REST, il metodo REST, un esempio di URL per invocare il servizio, la lista dei parametri che ho aggiunto alla mia solicit e un esempio di risposta. Ora, come potete vedere, questa pagina contiene anche del testo che spiega qual è l'obiettivo, qual è lo scopo del metodo e anche delle descrizioni relative ai parametri. Naturalmente queste informazioni non possono essere, diciamo, create in automatico dal prodotto, ma voi avete la possibilità di inserire e quindi scrivere queste descrizioni commentando gli elementi all'interno del vostro progetto. Quindi, per esempio,
Se guardiamo la nostra solicit e andiamo nel pannello comment, vedete che qui ho scritto un testo. Questo testo viene utilizzato da quella pagina di documentazione come descrizione per il metodo stesso. E in questo modo potete appunto configurare, diciamo, decidere a questo punto il contenuto di questa pagina. Per testare il servizio, qui è molto semplice, potete tranquillamente prendere l'indirizzo che vi viene mostrato di esempio e da browser fare una prova. Come vedete sull'URL abbiamo il parametro first name, il parametro last name, eccetera. Ma per fare un esempio semplice posso sostituire il placeholder relativo al valore con alcuni dati, quindi per esempio metto soltanto nome e cognome e come vedete qui avete un esempio della risposta, diciamo in questo caso la risposta relativa alla creazione del dipendente. Si tratta anche in questo caso di una risposta XML. Questo è una, diciamo, una panoramica di quello che potete fare per pubblicare un web service con WebRatio. A questo punto io lascerei gli ultimi 10 minuti per rispondere alle vostre domande. Vi ricordo che avete un pannello apposito per scrivere le domande, appena ne riceverò una, passerò pure a rispondere. Se non avete domande in questa sede, ma pensandoci successivamente o riflettendoci vengono delle curiosità, potete sempre scrivere a support@webrazio.com. Ok, allora ci sono alcune domande. La prima è come faccio a creare una service view in un progetto? È molto semplice, è la stessa procedura necessaria per creare una service view. Devi andare nel pannello project e selezionare add e a questo punto service view, il wizard chiede un nome. Confermando il nome, viene aggiunta la Service View come nuovo tab del progetto. La seconda domanda è come si genera il WSDL? In realtà non c'è una funzionalità specifica per generare il WSDL, la generazione del progetto porta automaticamente alla generazione del WSDL, se sono stati creati, modellati dei servizi esposti con l'invocation style SOAP. Quindi è sufficiente scegliere il progetto e usare uno dei comandi di generazione riportati nella toolbar principale. C'è una domanda relativa al fatto se queste funzionalità sono già disponibili su WebRatio 6 o è necessario passare alla versione 7. Dunque, allora, la possibilità di pubblicare servizi è disponibile anche nella versione 6 di WebRatio. Nella versione 7 quello che è stato introdotto è tutto il meccanismo di creazione dei messaggi che vi ho mostrato. Quindi nella versione 6 non sono disponibili i parametri, o meglio, sono disponibili i parametri, ma non sono disponibili i simple fragments e i complex fragments. Come non è possibile
associare un XSD. Quindi se si vuole utilizzare il meccanismo di costruzione dei messaggi che vi ho mostrato, in quel caso è necessario passare alla versione 7. Mentre la parte relativa a questa pagina di documentazione che vi ho mostrato per quanto riguarda i servizi REST, per avere a disposizione questa funzionalità è necessario attendere la prossima release di prodotto. C'è una domanda riguardo all'XSD, su come si impostano gli URI, è una domanda molto tecnica. In realtà nel XSD che io ho scritto non mi sono occupata di nessun URI specifico. In realtà, a parte, diciamo, questi, credo di averli presi. Da un esempio. Ora non sono molto diciamo skillata su come scrivo un XSD. In realtà credo che sia possibile specificare qualsiasi namespace, quindi scrivere un XSD come lo scrivereste senza usare WebRazio, e WebRazio semplicemente lo utilizza e quindi utilizza anche gli URI e il namespace che impostate. Comunque, in questo caso, posso tranquillamente approfondire l'argomento e rispondere più dettagliatamente tramite mail. Ci sono altre domande? Dunque, per realizzare i web service, SoapUI non è necessario. In realtà io l'ho utilizzato solo come strumento per mostrarvi come potete testare un servizio. Per realizzare un web service con WebRazio, l'unica cosa che vi serve è WebRazio. Quello che potete fare, se non volete utilizzare un altro tool per fare dei test, potete realizzare con WebRazio un secondo progetto dove andate a modellare l'invocazione dei web services che avete generato con un altro progetto WebRazio. Anche questa è una cosa assolutamente possibile. Infatti, come avete a disposizione tutte le funzionalità per poter esporre un servizio, avete anche a disposizione tutte le funzionalità per poter invocare un web service esterno. C'è una domanda relativa all'autenticazione. Allora, come funziona?
Lato modello è molto semplice, nel senso che è sufficiente selezionare la solicit relativa al metodo che volete rendere privato e abilitare il flag di protezione. A questo punto cosa succede? Succede che nel caso di un servizio esposto in SOAP, all'interno della struttura della richiesta viene aggiunta una sezione, quindi ad esempio considerando questa richiesta, quello che verrà aggiunto è un header dove saranno presenti alcuni nodi, uno di questi si chiama authorization. A questo punto la spiegazione diventa un po' tecnica perché authorization è un nodo che contiene un token, che è il risultato della praticamente combinazione di username e password che vengono criptati con un meccanismo particolare, che è molto simile a quello, diciamo, utilizzato da Amazon, perché appunto non è possibile aggiungere alla chiamata di un servizio in chiaro il passaggio di username e password. Quindi attraverso questo sistema che crea questo token, questo token poi arriva al servizio e il servizio praticamente decripta questa informazione e capisce se l'utente ha i diritti per utilizzare il servizio oppure no. Come fa a capire se ha i diritti necessari? Beh, questo è diciamo un meccanismo standard di WebRazio. Viene utilizzata una parte di modello dati che è quella relativa a user group e module. Quindi una volta che da quel token si è risalito a chi è l'utente, bisogna capire, il servizio cerca di capire se questo utente ha accesso al modulo particolare. Il modulo sarà la solicit. Riguardo al fatto che su WebRazio 6 la cosa non funzionasse a dovere, sono sicura che la funzionalità era presente anche lì. Posso approfondire anche in questo caso, se avete la necessità di utilizzare la pubblicazione dei servizi su WebRazio 6 con la protezione, potete contattarmi via mail e sarò felice di supportarvi. Per quanto riguarda invece la possibilità di vedere come si invoca un servizio da WebRazio, purtroppo non ho tempo a disposizione ora per fare questa dimostrazione. Rimane sempre valido il mio invito a scrivere al servizio di supporto. In questo caso, esiste anche un articolo sulla nostra knowledge base, che, spiega come si invocano i web service da WebRazio. Quindi vi invito ad andare a visitare questa pagina e dare una lettura veloce a questo articolo. Dopodiché il nostro servizio di supporto sarà felice di aiutarvi se avete ulteriori domande o comunque problemi. Per quanto riguarda l'indirizzo di questo articolo, non c'è problema, la nostra knowledge base è disponibile a questo indirizzo. È sufficiente andare su Browse Articles e scrivere Web Service. Questo articolo, Getting Started with Web Services, vi mostra, ho dei problemi con questo browser, vi mostra come si fa a modellare una chiamata. C'è una domanda riguardo l'UDDI, che se non sbaglio è il registro, diciamo come una rubrica telefonica, diciamo, dove vengono elencati i web service. Non è assolutamente necessario, quindi è possibile pubblicare un servizio con WebRazio senza doverlo registrare in questa, diciamo, chiamiamola directory. Quindi no, la risposta è no, non è necessario.
Qualche altra domanda? Se non ci sono altre domande, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ricordo che per qualsiasi domanda o ulteriore approfondimento potete scrivere al nostro servizio di supporto, support@webrazio.com. Se volete interagire direttamente con me, vedete nella slide il mio indirizzo email, michelafrigerio@webrazio.com. Vi ricordo anche che troverete il webinar che avete seguito oggi sul nostro sito, quindi potete in ogni momento rivedere la presentazione che vi ho mostrato. E ancora grazie mille e buona giornata a tutti e buon weekend.